Amala! Pazza Lazio, Amala! Raga, io non l'ho vista, perché ho detto, vabbè, dai, la Lazio le ha prese da noi, le ha prese dal Bologna, che cazzo ho guardato a fare? Mi metto a registrare Far Cry, che deve uscire il terzo episodio. No, no, tra l'altro, anche stavo 1-0, l'Inter, ho detto, vabbè, ma chi se ne frega? 1-1, 2-1, 3-1! Però, ragazzi, quello che mi rode, perché poi sono andato a controllare a vedere anche, oggi sono più flash, secondo gol della Lazio da annullare. E questo è per quelli che quando hanno giocato con l'Atletico Madrid sono venuti lì. Oh, il rigore di Suarez. Hanno potuto il gol di Suarez con un rigore che non c'era mai. Un rigore che non c'era mai hanno goduto. E ne godiamo un gol che non c'è mai. Bello, Inzaghi torna a Roma e torna pure a casa. Ma che bello, che soddisfazione. Poi, vabbè, probabilmente vinceranno il campionato, ci arriveranno sopra, però una piccola soddisfazione ce la possiamo togliere. E poi bello che non hanno perso 2-1, ma 3-1. Cioè, quindi, oltre al danno, anche la beffa. È 2 settimane. Se segna Correa all'Olimpico. Se segna Correa all'Olimpico. Se Correa di qui. Se Correa di là. Ora però voglio anche vedere se sti qua hanno messo in campo Çalhanoğlu. Perché ragazzi, nel caso fosse, godura è doppia, godura è doppia. Fatemi un attimo vedere. No, perché se l'ho messo ovviamente in campo anche Çalhanoğlu, mo sclero, c'è sclero. Dov'è l'Inter? Dov'è l'Inter? Dov'è l'Inter? Apri tutto il calcio, mi raccomando ragazzi, tutto il calcio. 86esimo, è tutto Çalhanoğlu. Il giocatore che da scarso è diventato improvvisamente forte. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ho avuto la febbre, scusate. Era dei giorni che sono paranoico, oddio, ricomincia il campionato, le solite solfe, ma se il campionato deve ricominciare così, facciamo la pausa nazionale ogni 2 settimane, cioè a me va bene, a me va bene. Schiacciati, schiacciati, schiacciati. Cioè, quindi, cioè, fatemi leggere un attimo le formazioni, perché cioè, io non so un cazzo. Immagino che, sì, 4-3 della Lazio, perché il modulo di Sarri. Cioè, mi volete dire che la difesa della Lazio è composta da Malusic, Patrick, Luis Felipe e Isai. Hanno giocato con Basic a centrocampo. Basic contro Damian, Barella, Brozovic, Gagliardini e Di Marco. E Perisic. A parte che penso sia sbagliato, perché Perisic trequartista, boh, magari esperimento sociale. E questa goduria, se non fosse stato per quelli che hanno goduto al rigore inesistente dato all'Atletico Madrid, all'espulsione generosa, che sì, che ha fatto il coglione, lo ripeto, e la non espulsione data al giocatore dell'Atletico Madrid, che ha fatto lo stesso identico fallo già ammonito su Tonali, non ne sarei qua a parlare, sarei a farmi i cazzi miei a giocare a Far Cry. E però invece, ragazzi, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, ragazzi. Mo c'è Milan Verona, io spero, io mi auguro, vorrei, mi piacerebbe vincere stasera, fare un bel video tranquillo, a fine Verona-Milan, anzi Milan-Verona, e andare a letto con i sonni tranquilli. Non lo so, ci manca mezza squadra.
Dovete comunque la reaction domani, dovete post partita stasera. Questo video è totalmente improvvisato, ragazzi. Cioè, totalmente da niente ho tirato fuori una partita che non ho visto. Mi è bastato leggere l'andamento della partita per farmi due risate, ma grosse, grosse come palle da bowling. Senti, in porta 4 della Lazio, 55% di possesso palla, quindi vuol dire che anche bene o male così immeritata non era, eh? Oh. Roma o Lazio? Me ne frega un cazzo. Però adesso, quando interessi vanno a dire che a Roma c'è solo la Lazio, allora voglio dire se lo continuano a dire un'altra volta. Che tra parentesi, non tutti i laziali sono d'accordo col gemellaggio con l'Inter, ma vabbè, dettagli. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e io, ragazzi, sta maglia qua mi pesa addosso, mi pesa, non è la mia, però in certe circostanze va fatto, ragazzi, va fatto, bisogna farlo, perché non puoi fare altrimenti. Buon Verona Milan ai nostri amici milanisti. Perché dico sempre Verona Milan, Milan-Verona. Ormai ce l'ho col fatto che giochiamo ormai due partite su tre fuori casa, quindi ormai ce l'ho col fatto che giochiamo fuori casa. Milan-Verona. Veniamo alle cose serie, ci vediamo dopo. Pazza Lazio, amala! È una gioia infinita!